noi siamo arrivati a questo risultato perché ne abbiamo lavorato tutte insieme tutto l'anno. E infatti questo, guarda che siamo belli. La seconda stella. L'Orizzonte Catania la afferra in un pomeriggio di maggio davanti al suo pubblico. La piscina Playa tutta rosso-azzurra. La sceneggiatura è da brividi. Un anno fa a Firenze il titolo sfuggì ai rigori davanti a pochi spettatori. Quest'anno nel tripudio di Catania arriva il 20° scudetto. Per Martina Miceli, che vinse nel 94 il suo primo titolo da giocatrice proprio in questa vasca, è arrivato anche il primo da tecnico. C'è tutto la seconda stella, giocarla a Catania con questo pubblico fantastico, giocarla dopo aver preso tante trambate, non ultima quella dell'anno scorso, vincerla dopo che 6 anni fa ci avevano dato tutti per spacciati, ricominciando da zero, continuando a crederci, probabilmente solo io e Tania ci credevamo e nessuno intorno a noi. È tutto commovente, è tutto emozionante, sembra veramente che tutto è andato dove andare. Oggi è la festa della mamma, una dedica particolare a mia mamma e a mio papà, che mi hanno sempre insegnato anche ad avere il coraggio di ricadere di nuovo, di ributtarsi lì e di rischiare di ricadere di nuovo, perché solo così poi si raggiungono le vittorie, quelle più belle. Catania batte Roma 6-3 ed è un trionfo anche per il portiere del Sette Rosa, Giulia Gorlero. Coppa e scudetto nello stesso anno, che sapore hanno? Non è facile. No, non è facile, abbiamo passato molti momenti brutti e tutti l'hanno notato, è stato colto, ci sono state appunto anche delle sconfitte. Però il bello è anche questo, riuscire a lavorare forte come squadra anche al di fuori dall'acqua. Non l'abbiamo fatto, Martina l'ha fatto, ci ha aiutato e questi sono i risultati, il sapore è ancora più buono.